Oggi abbiamo sfide importanti davanti a noi. Dobbiamo recuperare dei ritardi che si sono accumulati in questi 2-3 anni di Covid. Il primo ritardo che dobbiamo recuperare è quello relativo agli screening oncologici. Vedo molte donne qui presenti. Dovete aiutarci a fare gli screening oncologici per prevenire tumori al seno, alla cervice dell'utero, al colon retto. Siamo in ritardo, come in tutta Italia, ma dobbiamo recuperare. Individuare una patologia oncologica un anno prima o un anno dopo significa la vita o la morte di una persona. Qui dobbiamo fare uno sforzo straordinario, in tutte le aste. Questo dovrà essere il primo obiettivo, riprendere la campagna per gli screening oncologici. Per la vaccinazione, grazie a Dio, abbiamo letto bene, parlo dei bambini ovviamente, la vaccinazione obbligatoria. Per le vaccinazioni anti-Covid siamo sostanzialmente in media. Quello che dobbiamo riprendere, ripeto, è lo screening oncologico. Poi dobbiamo fare di più per l'assistenza domiciliare agli anziani. Qui abbiamo una media bassa in Campania. Le ASL in modo particolare dovranno organizzare servizi per gli anziani a domicilio. Stiamo andando bene per quanto riguarda i centri antidiabete. Entro fine primavera saremo la regione d'Italia che ha la rete più vasta di centri antidiabete. Io ci tengo moltissimo, perché abbiamo centinaia di migliaia di pazienti diabetici in Campania. E una delle cose che mi hanno colpito quando abbiamo cominciato a lavorare 6-7 anni fa era il numero di mutilazioni per piede diabetico nella regione Campania. Avevamo quasi 400 mutilazioni all'anno. E come dicevo io allora, questo è un bilancio da paese in guerra, non da paese civile. Abbiamo quasi dimezzato quelle motivazioni. Ma siccome stiamo estendendo la rete di centri antidiabete, credo che arriveremo davvero a risultati straordinari da primavera in poi. Dobbiamo insistere. Dobbiamo insistere ovviamente con la medicina territoriale, anche se abbiamo un governo di squinternati. Voi sapete che dovremmo realizzare con i fondi europei 171 case di comunità in Campania, una ogni 50.000 abitanti. Quando a primavera scorsa nella conferenza delle regioni è venuto l'allora sedicente ministro della salute, Tale Speranza, dovete realizzare 171 case di comunità, sarebbe uno sforzo immenso, pensare solo i lavori da fare, le procedure amministrative, i direttori di lavoro, dirà di Dio. Alla domanda che faceva il presidente della Campania da solo, ma i soldi per il personale ci sono o no? Bene, per 3 riunioni alla conferenza delle regioni non hanno risposto. Alla fine è venuto il direttore del Ministero del Tesoro, il quale ci ha detto pari pari, se la domanda è avete la copertura per pagare il personale delle case di comunità, la risposta è no. Ad oggi stiamo parlando di case di comunità, ma sembra incredibile, non ci sono le risorse per il personale. Questo ovviamente duplica il problema, perché avremo scarsità di personale, ma anche per quel poco di personale che troviamo non ci sono le risorse stanziate. Eppure è un calcolo semplice da fare, quanto personale serve una casa di comunità? Tra medici, infermieri, personale amministrativo dovremmo avere da 8 a 10 persone destinate a una casa di comunità. Non abbiamo né il personale né le risorse, quindi
ci avviamo verso un periodo delicato. Abbiamo un periodo delicato che riguarda l'emergenza. Anche qui pensate che qualcuno stia pensando oggi in Italia a come risolvere il problema del personale. Basta fare il calcolo dei medici che andranno in pensione nei prossimi 3 anni. Basta verificare quanti sono gli specializzandi che abbiamo oggi iscritti nelle scuole di specializzazione per capire che noi avremo un vuoto drammatico di personale. Ma ancora una volta, sembra incredibile, non sta lavorando nessuno per affrontare questo problema. Il che ci dice che qualcuno ha in testa non di potenziare la sanità pubblica nel nostro paese, ma di potenziare altri comparti della sanità, come avviene in altri paesi del mondo e in particolare in America. Allora noi siamo chiamati a fare un lavoro importante. Abbiamo cercato di stabilizzare tutto il personale che era possibile stabilizzare. Io ovviamente in questa sede ho il dovere di ringraziare tutto il personale dell'ASL e tutti quelli che sono entrati a far parte della famiglia dell'ASL. Abbiamo stabilizzato migliaia di dipendenti, abbiamo fatto decine di concorsi. Abbiamo cercato cioè di integrare per quanto possibile il nostro personale. C'è una richiesta che ci viene oggi dal personale che proviene da cooperative, quindi personale che non ha avuto il contratto a tempo determinato direttamente con l'ASL, ma la legge non ci consente ad oggi di fare queste stabilizzazioni. Noi stiamo preparando una proposta di legge per dare la possibilità di stabilizzazione anche ai somministrati, ma ad oggi per la legge attualmente in vigore non è possibile farlo. Vedremo se riusciamo a fare approvare una proposta di legge che stiamo cercando con il governo della regione Campania e che manderemo al governo nazionale.